Dottor Pietro Sette è stato veramente un'eccellenza per San Teramo e ha dato animo anche all'industrializzazione del meridione, del sud, un tema molto attuale, quindi siamo proprio in contemporanea con il suo operato e proprio per questo anche oggi ci sarà la premiazione delle eccellenze, quindi non solo un nome degno dell'istituto, dell'IIS di San Teramo, della cittadina di San Teramo, ma anche dei ragazzi che con tanta abnegazione e studio e sacrificio, parole che non sono più tanto comuni, sono riusciti a emergere e ad avere quindi anche delle alte votazioni per gli esami, ma anche per tante altre attività. La scelta è caduta su questa personalità e anche perché siamo anche in via Pietro Sette, quindi diamo tutto un nome a questa zona, a questo rione. Sicuramente è una bella storia di un grande pugliese, di un cittadino e di un figlio di questa terra che è stato un punto di riferimento importante per l'Italia del dopoguerra, l'Italia che voleva mettersi alle spalle i disastri della guerra e che voleva ripartire. E Sette è sicuramente uno dei protagonisti della ripresa, del rilancio, della costruzione di un percorso che ha fatto dell'Italia una grande potenza economica, ma soprattutto un protagonista per l'emancipazione di masse di diseredati che hanno trovato nelle aziende di Stato, nell'aiuto dello Stato, hanno trovato la possibilità di guardare al proprio futuro con maggiore sicurezza. Diversamente da quanto forse sta accadendo oggi per le giovani generazioni. Mio figlio porta proprio il nome di Pietro Sette, perché era il nonno, io porto il nome di mio nonno, che era un magistrato di Cassazione, anche lui ha una strada intitolata a San Teramo, perché la famiglia ha una lunga tradizione. Ma Francesco è nato a San Teramo? Sì, esatto, e anche lui ha una strada intitolata a lui qui nel paese. E quindi dicevo, questo lungo connubio con queste terre rende particolarmente per la mia famiglia motivo di gioia, di soddisfazione questa iniziativa che ci ha piacevolissimamente sorpresi e che è per noi, ripeto, un motivo di grande orgoglio. Qualche ricordo di suo padre, perché vogliamo conoscerlo meglio? Veniva continuamente a San Teramo non appena, diciamo, i suoi molteplici impegni glielo permettevano, perché era molto legato a questa terra e aveva anche della terra con dei fattori che coltivavano e allevavano bestiame, ma poi, diciamo così, ha sempre cercato di instillare nei figli questo amore per la terra natia pugliese e in particolare di San Teramo.